Per tanto tempo i gran signori al di là della laguna hanno considerato i chioggiotti come una sorta di fratelli minori. E anche la commedia dell'arte ha avuto un ruolo in questo storico campanilismo. Le baruffe chiozzotte, come qui ricordano anche i ponti, è stata l'ultima commedia di Goldoni scritta a Venezia prima del trasferimento a Parigi. Goethe la definì un capolavoro, ma per molti anni l'umorismo goldoniano non è stato molto apprezzato dai chioggiotti. Ah, sui ponti ci sono alcune battute delle baruffe chiozzotte che dicono le donne e anche gli uomini sulla commedia. E qualcuno era contrario perché dicevano così, ma sa cosa vuoi, hanno scritto le baruffe per farci prendere in giro. Ma di cosa parlano queste famose baruffe che da secoli identificano i chioggiotti? E soprattutto, quanto c'è di vero nella commedia goldoniana? Giampaolo è uno degli attori del Piccolo Teatro di Chioggia, una compagnia amatoriale che ogni anno porta in scena le baruffe tra le calli della città. Ah, questo è Canal Vena. Questo qui è il mini Moser, che l'hanno fatto prima del Moser. Quindi quando è il periodo della quarta, lo alzano, funziona benissimo. Funziona, dopo tanti anni, diciamo così, che siamo senza acqua alta a Chioggia. È venuto qui a Chioggia, avrà avuto 19-20 anni e ha fatto il coadiuvatore del cogitore, quello che comandava nella giustizia a Chioggia in pratica, e quindi interrogava le donne, preparava il verbale per poi era il giudice che decideva cosa doveva fare e cosa non doveva fare. Ecco. E quindi Goldoni ci ha descritto veramente bene come siamo. La trama delle baruffe è semplice. Mentre i mariti sono in mare, le donne chioggiotte si annoiano e trasformano un piccolo regalo, fatto da un adolescente ad una signora che aspetta il marito lontano, in una baruffa che appunto coinvolge tutta la città. È rimasto tutto, tutto quello che c'era prima, non è cambiato niente. Dai tempi di Goldoni è cambiato l'abbigliamento, è cambiato il tempo, è cambiata la società, ma il carattere è sempre quello. Sempre pronto a difendersi, sempre pronta a caricare, però sempre pronta a perdonarsi, come nelle baruffe. Luciano è un attore delle baruffe in calle. Da anni interpreta uno dei pescatori e ha maturato una chiara idea dell'identità chioggiotta. Che siamo come i napoletani, abbiamo la teatralità del sangue, perché siamo sinceri e siamo noi stessi sempre. Il popolo chioggiotto è un predatore. C'è questa atavicità beduina, felina, di cacciare la preda. Lui va dove c'è da pescare. È un pirata del mare.